dimostrato generoso altruismo e operante solidarietà, prestando soccorso alla popolazione in occasione di gravi calamità naturali, ricevendo per tale impegno 17 tra ricompense al valore merito civile alla bandiera. Ai simboli del valore collettivo si affiancano oltre 1.300 ricompense individuali e si ricordano i circa 2.000 caduti in servizio o per l'espletamento di questo. Un forte impulso alla modernizzazione del corpo venne dato nel secondo dopoguerra, tra il 1952 ed il 1954, vennero istituiti il servizio statistico, dotato di un centro meccanografico, il servizio aereo e il servizio cinofili. L'attuale configurazione della Guardia 9 del 2001, che ne hanno definito il processo di riforma, conferendo un'architettura ordinativa più moderna e compiti più estesi, maggiormente rispondenti alle esigenze contemporanee che travalicano i confini nazionali. Dopo questa riforma epocale, quello che celebra oggi il suo 250° anniversario di fondazione è un corpo ad ordinamento militare di donne, che vede sempre più affermato il proprio peculiare ruolo di polizia economico-finanziaria a competenza generale, ai fini della prevenzione, ricerca delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea. Un corpo militare che garantisce assidua partecipazione e cooperazione alle attività dei principali organismi dell'Unità Europea, internazionali e mondiali, come ad esempio l'Organizzazione Mondiale delle Dogane e l'Organizzazione per l'esclusività sulla nuova specialità della sicurezza del mare. La Guardia di Finanza è stata decretata unica forza di polizia deputata ad operare in ambiente marino, in quanto in possesso di una flotta di contrasto ai fenomeni illeciti perpetrati via mare e nella sorveglianza delle frontiere marittime. Nel recente passato, sia in ambito NATO, concorrendo alla Peace Support Operation, sia in operazioni di peacekeeping e di cooperazione internazionale promosse dall'ONU e dall'UE. Testimonianza ulteriore della proiezione all'estero delle Fiamme Gialle è l'avvenuto distacco di ufficiali presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane e i principali organismi comunitari. Celebrazione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Nascita. L'odierno schieramento di rappresentanza è costituito da militari del contingente ordinario, da militari del comparto aereo, navale e del pronto impiego. Sua eccellenza dottor Flavio Ferdani, accompagnato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello DST Antonio Caputo, e dal comandante del reparto operativo aeronavale, tenente colonnello Salvatore Vaporieri, che passerà in rassegna le rappresentanze. Ingresso la bandiera italiana, accompagnata dall'inno nazionale, eseguito dal maestro Piero Mazzucchetti. Grazie.
Signore, siamo eroi, Dio la creò. Stringiamoci a forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, desidero manifestare anzitutto il sentimento di riconoscenza della Repubblica agli appartenenti al Corpo, rivolgendo altresì un pensiero di ricordo e di omaggio a tutti i finanzieri caduti. Le Fiamme Gialle hanno assunto nel tempo una rilevanza crescente sul territorio nazionale e all'estero, nella loro significativa azione per l'affermazione dei principi di legalità, nello svolgimento delle attività economiche del Paese, recando un importante contributo al contrasto all'evasione fiscale e al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti, alla repressione del crimine organizzato, del riciclaggio di denaro, alla lotta al finanziamento del terrorismo, a garanzia della libertà degli operatori economici, sostenendo così gli obiettivi di sviluppo nella sicurezza della nostra dello Stato preposte nelle operazioni di salvataggio di coloro che, per mare o via terra, fuggono da paesi e territori martoriati da guerre e conflitti o caratterizzati da degradate. Viva la Repubblica! Si dà lettura dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro. Si celebra oggi il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nel porgere un deferente saluto al signor Presidente della Repubblica, Guerra del Corpo, ideale testimone della dedizione e della generosità di tutti i finanzieri. Rivolgo un grato pensiero poi al signor Ministro dell'Economia e all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia per l'impegno quotidianamente profuso nell'assolvimento dei preziosi compiti a essi demandati. Saluto inoltre le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Una storia di uomini e di donne, di fatti, di avvenimenti, di eccezionalità e di quotidianità, ma anche e soprattutto la storia di un'idea. Indossa le Fiamme Gialle, che il dovere viene prima di ogni cosa. Lo spirito di servizio deve rappresentare il faro che illumina il cammino, articolandosi in forme diverse per rispondere, stagione dopo stagione, alle sfide di una realtà in continuo mutamento. Polizia doganale e di confine, in un'epoca in cui il contrabbando rappresentava la principale minaccia per l'erario. Le unità della componente regionale, fin sui litorali della penisola con le imbarcazioni più piccole. Un compito di vigilanza.